So, zero waste, a stepping stone to sustainability. Prossimo. This is my 58th visit to Italy. Once again, it's been organized by Rossano Ercolini of the group Ambiente e Futuro. And there's Rossano is a primary school teacher. Rossano è un insegnante di scuola elementare. Next, prossimo. And there is Rossano in this. Can we have the lights off, please? The lights. Si possono spegnere le luci, per favore? Spostare la casa. Okay. So Rossano is in the center, and Patricia Losciotto from Trapani in Sicily. We wrote this book. Rossano è il maestro è al centro, è una ragazza che si chiama Rossano, se non sbaglio. Da Trapani è sulla destra. Comunque adesso. Next, prossimo. I've spoken in 240 cities. Torre Annunziata is number 240. Yes, Torre Annunziata è il numero. Prossimo. Sustainability. Prossimo. We're living on this planet as if we had another one to go to. Prossimo. We would need four planets if everybody consumed like an American. Significa che noi avremmo bisogno di quattro pianeti se noi vivessimo come vivono gli americani, se tutto il mondo vivesse come vivono gli americani. We would need two planets if everybody lived like a European. Ce ne vorrebbero due se invece vivesse, tutto il mondo vivesse come l'Europa. Meanwhile, India and China are copying our consumption patterns. Invece l'India e la Cina stanno copiando il nostro modo di vivere. Prossimo. Something has to change, and the best place to start that change is with waste, because we all make waste every day. Bisogna cambiare, soprattutto bisogna cominciare a cambiare dalla spazzatura, perché noi tutti produciamo spazzatura, rifiuti. And all the time we are making waste, we are part of a non-sustainable way of living on our planet. E producendo rifiuti noi facciamo parte della non sostenibilità nel vivere in questo pianeta. But with good political leadership we can all be part of this important step towards sustainability. E noi dobbiamo indurre la politica a iniziare questo passo verso la piena sostenibilità. Prossimo. And so right now we're living in a linear society. A linear society begins with the extraction of raw materials, the manufacture of objects, the consumption of objects, and then waste. Noi viviamo in una società lineare dove c'è l'estrazione della materia prima, la produzione, il consumo e il rifiuto. Prossimo. So our modern city has a shopping mall at one end, the cathedral of consumption, and a high-tech toilet at the other end. Una metropoli è fatta dal centro commerciale che è la cattedrale del consumismo e dall'altra parte invece la discarica della tecnologia. Prossimo. Now, this non-sustainable system uses an enormous amount of energy in extraction, in transport, in manufacture, and also produces solid waste, air pollution, water pollution, and carbon dioxide, which contributes, prossimo, to global warming. Allora, questo sistema non sostenibile, nei primi due schema blocchi, ha bisogno di un'enorme quantità di energia per l'estrazione e per la produzione, e inoltre rilascia dei residui come rifiuti solidi, inquinamento dell'aria, e tutto questo porta al riscaldamento globale. I think I'll come down, it's easier for me to talk to you. Okay. Il professore scende, che vede. Next. Global warming. Next.
now I look at the different ways of handling waste. So we begin with landfills. No change to this picture. With landfills, if you bury something in a hole in the ground, you have to go all the way back to the beginning. All these impacts are unchanged. Anche se noi riuscissimo a chiudere questa catena portando i rifiuti all'inizio della nostra catena di sostenibilità, niente cambierebbe. Next, incineratore. So the landfills are not sustainable, obvious. Next. Incineratore, the same thing. If you burn the waste here, you burn it here, then you have to start all over again with extraction, manufacture, etc. Incineration is not sustainable. Prossimo. But recycling. If you recycle materials, then you cut out extraction of raw materials, you reduce global warming. Quindi col riciclo, eliminando il primo schema blocchi, si comincia ad avere un riciclaggio di materiali, quindi non un'estrazione di materiali grezzo. Prossimo. If you reuse the whole object, you cut out the extraction of raw materials, you cut out the impacts of manufacture, and so there's a great reduction here and a great reduction here. Se quindi oltre al riciclo c'è anche il riuso, anche il secondo schema blocchi, che ripetiamo assorbe tantissima energia e provoca tantissimi rifiuti, viene eliminato, e quindi con un'enorme riduzione del riscaldamento globale. Next. Same with compostage. If you compost the organics, you reduce the use of fertilizers. Quindi il compostaggio significa riutilizzare. Mi sono perso. Can you repeat, please? Yes, with composting, it's similar. You reduce the use. Okay, sì, col compostaggio si riduce il consumo. Next, if you reduce the amount of materials you consume, then you reduce all the impacts. Quindi la riduzione del consumo si può ridurre qualsiasi tipo di riscaldamento globale, qualsiasi tipo di impatto sul mondo. Prossimo. Incineratore, next, prossimo, is a very bad idea. In the 21st century, our task is not to destroy things. Next, our task is to stop producing packaging and products that have to be destroyed. Waste is not a technological problem. Next, it's a problem of a strategy. We need better organization, better education, and better industrial design. Next. And so that brings us to the Zero Waste 2020 strategy. To get to zero waste, next, we need three things. First, we need responsabilità della comunità, our valley. And secondly, we need responsabilità industriale, a monte. And thirdly, we need good political leadership to bring these two together. Next. Right. Incidentally, this morning, I met your mayor, and I think you have good political leadership on this issue of zero waste. Allora, quest'oggi il professore ha incontrato il sindaco e l'amministrazione, e lui pensa che effettivamente abbiano la possibilità di guidare verso i rifiuti zero. So, the 10 steps to zero waste. Step 1, separation at source separation. Next, these 10 things make waste. These 10 things make waste by mixing everything together, but if you separate, then you have resources to recover. Allora, la spazzatura è quando tutto viene mischiato insieme ed è inutilizzabile. Se invece riuscissimo a dividere, avremo non più spazzatura ma risorse. Step 2 is porta a porta.
not Bruno Vespa, porta a porta, prossimo. Porta a porta is the trampolino to refuting zero. Prossimo. And in San Francisco, they have the fantastic three. Once a week, they pick up one container with the multimateriali, another container, verdi, for the frazione organico, and a third container for the frazione residuo. Next. In Italy, you have a different way. You pick up materials every day. In Capannori, next, prossimo. On Mondays, they pick up the organics. On Tuesdays, the multimateriali. On Wednesdays, the carton. Same trucks, but picking up different materials on different days. And I think you have this operating around here too. It's good, it's good. Allora lui ha detto in San Francisco in genere ci sono tre, una differenziazione in tre tipi di rifiuti. A Capannori in Italia ci sono quattro differenziazioni e lo stesso mezzo di raccolta, lo stesso mezzo di raccolta, ogni giorno raccoglie qualcosa di diverso. E c'è la tabella dei giorni. Prossimo. In Spain they're copying this system. They call this system the Italian method in Spain. The Italian method. In Spagna adottano, anzi copiano il medesimo metodo italiano. So different materials on different days. Next, prossimo. Here are the four containers. Prossimo. And here they've got a very elegant addition. Each family has a hook with a number on it. That's your hook. That's where you put your container each day. Prossimo. So here you see all the container Maroni, that's for the frazione organico, on your hook. Next, prossimo. So here's your number. There's your number here. 1 1 8 7 0, and the same number on your container. So your container goes on. Questo è un sistema di raccolto del rifiuto umido abbastanza, come ha detto lui, elegante, nel senso che ogni famiglia, ogni persona ha un proprio raccoglitore con il proprio numero sopra, dove va a depositare la propria spazzatura, solo la sua. This creative idea, this community, these communities getting 80 raccolta differenziata, 80% raccolta differenziata. In questo modo si può ottenere anche l'80% di raccolta differenziata. Step 3, compostaggio. Prossimo. Here is a composting facility in Italy, prossimo. And here's the composting facility for San Francisco. It's outside San Francisco, and it's surrounded by farmland, agriculture. In San Francisco, questo è un impianto di compostaggio che è appena fuori la città ed è circondato da fattorie e da verde. Next, and here are the farmers using this compost to grow fruit and vegetables to go back to San Francisco. E gli agricoltori locali utilizzano il compost prodotto nell'impianto di compostaggio per concimare i terreni sui quali poi coltivano frutta e ortaggi. And the good news is I heard today from the Sindaco that they are building a composting facility in the red zone here for the use of your town and several other towns. Il professore ha sentito che è stato costruito un impianto di compostaggio anche sulla zona rossa del Vesuvio per servire 18 comuni della zona rossa. Prossimo. And here are the fruit and vegetables that go back to San Francisco. Next. We must involve restaurant owners and farmers in zero waste, because the restaurants and the hotels are going to be the biggest supplier of organic material. And we must get that clean so that the farmers can use it to grow food. C'è la necessità di coinvolgere i ristoranti e gli agricoltori nel processo di rifiuti zero, perché sono loro sono i principali interessati ad avere concime a buon prezzo, in modo da creare prodotti biologici di buona qualità, soprattutto sono i grandi produttori di rifiuti organici, soprattutto i ristoranti. Prossimo. Now here in San Francisco it is 25% cheaper
for the restaurants and the hotels to put out clean, separated organics compared to mixed waste. Allora, in questo modo a San Francisco è il 25% più economico, diciamo così, il costo dei ristoranti per i proprietari dei ristoranti. And the municipality trains the kitchen workers to make sure that the right materials go into the verde. E questa convenienza economica fa sì che i proprietari istruiscano i ragazzi di cucina a fare una buona raccolta differenziata a monte. Prossimo. Step 4 is recycling. Next prossimo, this is the recycling facility in San Francisco. Next, and here you see workers separating the mixed recyclables. Allora, questo è un impianto di riciclaggio dove ci sono gli operai che selezionano manualmente vari tipi di multimateriale. And this is some of the materials that are being recovered. And if you've built an incinerator, then all this material is going to be burnt and wasted. Se avessimo un inceneritore, tutto questo materiale andrebbe semplicemente bruciato e perso. Prossimo. But this material, the value of this material is going up and up and up. Despite the downturns in the American economy, still there's an upward movement in the value of these materials. Ma il valore economico del materiale non importa con picchi negativi o positivi, comunque è perennemente in salita. Prossimo. Step 5. Reuse, repair and deconstruction of old buildings. Deconstruction of buildings. Recycling is high volume and low value, whereas reusables are low volume, high value. Allora, il riuso in percentuale c'è un piccolo volume, sì, e un grande valore. Grazie. Next, prossimo. Here, for example, in Los Angeles, the reusable items are only 2%, percent of the total waste, but look at the value. The value is over a third of the total value. So if you can get these objects, you can create jobs, lavoro, you can create small businesses. A Los Angeles gli oggetti riutilizzabili sono solo il 2%, ma il valore di quel 2% è enormemente maggiore rispetto a quello degli altri, e quindi questi oggetti riutilizzabili possono creare lavoro addirittura. There are literally thousands of jobs waiting to happen in this area when you start to build reuse centers. C'è una grande quantità di lavoro che può essere creato in queste zone se noi cominciassimo a riutilizzare, a riusare. Prossimo. And here is a reuse operation here in Berkeley, California, recovering furniture, appliances and building materials. In Berkeley, California, loro riutilizzano furniture, mobilio, I can see it. Yeah, building materials, lumber. Materiali di costruzione. Next, and here it is, it's a big warehouse, big old warehouse. Next, and you see the people buying a furniture, clothing, all the things imaginable. È una sorta di capannone dove si mettono a posto degli oggetti che possono essere riutilizzati e si vanno a comprare e vendere come in un qualsiasi altro. Next, you want a toilet? Go to San Francisco. Next, you heard of Porta a Porta? This is Porta a Porta a Porta a Porta a Porta a Porta a Porta. Many doors. Next. This has been running for 30 years. Next, it grosses $3 million a year. Next, and there's 27 full-time, well-paid jobs. Un centro per il riuso e la vendita di questi oggetti ha un giro di affari di $3 million all'anno ed è aperto ed ha 27
a tempo pieno operai. Next. We must involve builders and architects in zero waste. È necessario coinvolgere i costruttori e gli architetti nei rifiuti zero. Next. Here's another reuse operation in Burlington, Vermont. Look how nicely they've organized these objects for resale. Questo è un altro centro per il riuso degli oggetti presi dalla spazzatura. Proximo. Now you see they're also training people. They're training people to repair large appliances, small appliances, electrical goods, and even computers. People are being trained. Le persone addirittura ricevono un insegnamento su come riparare elettrodomestici, electrical appliances, large appliances, small appliances, grandi oggetti, piccoli oggetti di uso comune. Next, and here you see a deconstruction company, and the wood that is being recovered is then being used to make new products. Cioè con la decostruzione si possono utilizzare materiali presi dai cantieri di dismissione e riutilizzarli per la costruzione di oggetti di uso quotidiano quali piccoli comò o mobili. Jobs, jobs, jobs. Tutto questo si traduce in lavoro. Il lavoro di chi deve smontare il legno dalla casa, il lavoro di chi lo deve utilizzare per la costruzione del mobilio. Prossimo. We must have fun with zero waste. C'è bisogno di divertirsi a fare rifiuti zero. So we go to Sweden. They're so cold up in Sweden, they have to have fun with something. So cold. So they have this exciting reuse park in Sweden. In Svezia loro hanno costruito per divertirsi una sorta di parco di divertimenti sui rifiuti zero. Next, when you go in, there's a band playing. Tu vai dentro e c'è un gruppo che suona musica. Next. And then we have the clowns to give fun for the kids. Next. Ah, this is the most magnificent toilet in the whole world. Questo è il più bel bagno di tutto il mondo. So whilst you're sitting there you can look at it. È come una galleria d'arte, tu ti siedi sulla tazza e vedi tutte queste opere d'arte che ti circondano. They sell so many paintings this way. Incredible. Okay, next. And they have rock concerts, and the entrance fee for the rock concerts, the students have to bring in 40 plastic bottles, okay. PET bottles. Addirittura fanno concerti rock, ma il biglietto di ingresso viene pagato con bicchieri di plastica, 40 bottigliette di plastica per il riciclo. Next. Ah, this is my favorite. This dog can sort into 6 different categories. The dog said, mix the materials here. Multi-materiali, the dog, boom, 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 boom. Il cane fa la raccolta differenziata. Lui prende dal multimateriale e divide per bidone. So I think if a dog in Sweden can separate into 6 categories, the citizens of Naples can separate into 3. Lui ha detto se un cane svedese può separare in 6 bidoni, 6 materiali diversi, figuriamoci cosa possa fare un cittadino della provincia di Napoli. Al prossimo. And look how beautifully they've organized this. This is like a shopping mall for second-hand goods. Questa è una sorta di centro commerciale per oggetti di seconda mano. And next is the same for building materials, the kind of things that you get from old buildings. Anche per i materiali di costruzione c'è la possibilità di creare questi centri di vendita di materiali riciclati in seconda mano. Next. And then, repair. Here you see repairing bicycles. Next. And fashions. They try to make these second-hand clothes attractive. Next. And here are some young people that are not embarrassed to wear older clothes, second-hand clothes.
Quindi c'è la necessità di riparare quello che non usiamo più e magari rivendere, oppure riutilizzare anche vestiti vecchi e renderli un'altra volta appetibili per persone che non hanno vergogna di indossarli. Next. And here is the director of the park giving a t-shirt, this is the name of the park, to the king of Sweden. Questo è il direttore del parco che regala una t-shirt col nome del parco di divertimenti al re di Svezia. Next. You can see, next. I have a website, American Health Studies. You can see a lot of videos there showing the different steps to zero waste, and all of them have quite a nice piece on reuse centers. Si possono vedere tantissimi video su come arrivare al rifiuto zero su questo sito americanhealthstudies.org. Okay, prossimo. So, hold on. San Francisco, population 850,000. Next. San Francisco. Very little space. Very little space. Little bit like Naples. Little bit like Naples. Next. They got 50% Ricolta differentiata by 2000. Next. 63% 2004. Next. 70% by 2008, 72% 2009, 75% in 2010, and next, 80% by October of 2012. Octanta, city of 850,000. L'80% è tantissimo per una città di 850,000. The two most exciting places for zero waste are San Francisco and Italy. Italy. Prossimo. Over 200 communities in Italy are getting over 70 raccolta differenziata using porta-a-porta systems. Next. And doing it very quickly. For example, Navarra got to 70% in just 18 months, and Salerno, near here, Salerno got to 72% in, this is wrong, it's actually Dui, 2 years. 72% in 2 anni. But this is very impressive. So, steps 1 to 5, we are seeing communities, small communities, and large cities able to get to between 70 and 75% Ricolta differentiata. Allora, non importa se grandi comunità o piccoli paesi, la maggior parte riesce da 1 a 5 anni a passare dal 70, da arrivare al 70-75% di raccolta differenziata. Prossimo. But now, so they've been doing this with soil separation, door-to-door collection, composting, recycling and reuse. But we still have the frazioni residua left over, so we must work on that. Now in step 6 through 10 we're working on the residua. Allora, adesso noi abbiamo parlato dell'impianto di compostaggio, della centrale di riciclaggio, il riuso, ma ancora abbiamo una frazione residua. Adesso andiamo a parlare di questo. Prossimo. We must minimize the residual fraction. Step 6.